Ho avviato la registrazione. Perfetto, 18:31, direi che proviamo con la puntualità. Cominciamo. Allora, intanto benvenuti a questa lezione di Assoetica. Io sono Walter Carasso, sono socio ovviamente di Assoetica e oggi cerco di portare il mio contributo come giornalista automotive. È un contributo non semplice, devo dire, perché in realtà il tema che andremo a trattare, lo vedete nella cover, che è duro elettrico, una scomoda verità, fa riferimento ovviamente alle nuove normative che dal 2000, europee ovviamente, che dal 2035 proibiranno di fatto l'immatricolazione di vetture con motori endotermici. Adesso poi vedremo che ci sono alcune novità e tra l'altro qualche mese fa, quando abbiamo calendarizzato questa data, in realtà l'Unione Europea doveva ancora ratificare questa decisione, poi è stata presa il 28 marzo scorso e direi hanno tutti votato a favore, ci sono stati gli astenuti come la Bulgaria, la Romania e l'Italia, e poi vedremo perché, mentre un solo contrario, la Polonia, e anche qui vedremo proprio perché. Allora, perché scomoda verità? Perché in realtà qua ci sono tantissimi portatori di interessi, quindi non è facile capire esattamente quando ci si fa la domanda, ma l'elettrico è proprio necessario oppure l'auto elettrica è un bisogno che ha il cittadino oppure è una scelta imposta per motivi o anche molto importanti e molto etici, se vogliamo, che riguardano l'ambiente, o se è mossa anche da situazioni diverse da quelle che sono le ragioni industriali oppure di bisogni di una società. Ovviamente il parco auto circolante nel mondo è tutt'altro che poco inquinante, di conseguenza bisogna vedere di affrontare questo tema in modo assolutamente serio e in termini globali. Adesso vediamo un attimo, soltanto per farci un quadro della situazione, no? Lo stato attuale, cioè per attuale intendo già molto recente, parliamo del 2022, quindi un dato che ci dice che di auto elettriche, per auto elettriche intendo proprio il full electric, no? Quindi puro elettrico, perché il titolo l'avete visto, è una cover, è puro elettrico, e sfioriamo gli 8 milioni di vendite e la distribuzione. Io ho voluto aprire un po' con questa cartina per significare anche i pesi e i contrappesi che abbiamo a livello globale, quindi quello europeo e poi soprattutto quello asiatico, dove invece vediamo che c'è già un certo abbrivio nel senso di scelte di produzione, ma questo ha anche una sua ragione logica perché comunque i produttori storici delle auto sono europei, mentre dalla parte asiatica adesso abbiamo l'arrivo, no, da tanti anni ormai, però comunque è un arrivo, se vogliamo, abbastanza recente rispetto all'industria europea, di nuove industrie, soprattutto quella cinese, poi vedremo come, e questo sì, certamente sposta anche degli equilibri. C'è da dire che una prima scomoda verità che va detta è che se ne parliamo all'interno, cioè noi italiani, tra di noi, siamo molto critici e anche molto scettici, forse probabilmente anche i giornalisti, cioè noi dei media, non stiamo dando tutte le informazioni puntuali perché evidentemente la controtendenza, lo vedete nella slide, in Italia sono calate nel 27% le vendite nel 2021, quando nel resto d'Europa erano salite del più 70%. E questo perché probabilmente c'è anche una differenza tra Italia, quindi paesi del sud Europa, con invece un concetto forse già molto più culturalmente vicino al green, alla scelta, diciamo, più verso le politiche energetiche, senza l'ausilio di inquinanti da carburanti fossili, da fonti fossili e rinnovabili. E quindi si preferisce andare verso le fonti rinnovabili. Così Norvegia e altri paesi del nord Europa sono decisamente più avanti rispetto a noi a livello culturale. Ma questo dato che vi ho dato prima macroscopicamente, adesso lo vedo con voi un attimo nel dettaglio. Questo è molto interessante come tabella perché prende l'intero globo e ci fa vedere appunto, come vi dicevo, che
se facciamo riferimento all'Asia di cui vi dicevo prima e alla Cina, vedete che spicca un dato nelle vendite di mercato che supera i 5 milioni di veicoli e noi impallidiamo, cioè tutto il resto del mondo va impallidisce perché di fatto abbiamo in Europa praticamente spicca soltanto il dato della Germania con 470.000 veicoli, mentre la Francia è già la metà della Germania e l'Italia sparisce di fatto, no? Siamo a un decimo. E quindi questo dovrebbe fare un po' riflettere. Un'altra cosa che deve fare riflettere sono i nomi delle auto che voi vedete. Se andiamo a vedere quelle prodotte in Europa, non ce ne sono tantissime, no? Se vogliamo guardare un po' vicino a casa nostra, parlando del gruppo Stellantis, vediamo che c'è la Fiat, poi c'è la Peugeot, poi in Svezia abbiamo la Volvo, okay, che però tocca più che altro altri mercati, che quello brasiliano, eccetera. E poi Tesla. E ovviamente è un player che è stato un po' forse quello più noto quando si è parlato di auto elettriche fin dall'inizio, insieme ai marchi Nissan, che da sempre insieme al gruppo Renault oggi hanno spostato molto la loro, diciamo, visione proprio sul pure elettrico, sull'auto elettrica o sul full elettrico. Andiamo avanti però su un'altra verità scomoda, che però questa è abbastanza di dominio pubblico, che in questo momento questa scelta turba anche diciamo, i consumatori per un fatto espressamente economico, nel senso che la capacità di portafoglio, perlomeno qui in Italia, questo probabilmente giustifica in parte anche il dato in controtendenza delle vendite di auto elettriche, nonostante gli incentivi. Che però va detto anche qui, io che vivo dall'interno, perché oltre ad essere giornalista sono professionalmente impegnato nel settore automotive proprio accanto ai dealer auto, quindi li frequento quotidianamente. Questo vuol dire che un po' ascolto e vedo le situazioni dal di dentro. Questo è un buon vantaggio per poter essere anche, avere un'opinione, diciamo, un po' più precisa di quelli che sono i rumors e gli umori anche del mercato, no? E chiaramente il prezzo delle auto elettriche in questo momento, al netto degli incentivi, rimane sempre un prezzo, a mio parere, abbastanza proibitivo per una famiglia media. E poi ci sono altre, diciamo, altre scomode verità che vedremo dopo. Scusate, che anche qui rendono un po', insomma, non decisiva la scelta verso un'auto elettrica, ed ecco perché, insomma, oggi in Italia spicca di più il dato, diciamo, nei motori benzina, elettrico, diesel o con doppia alimentazione, per intenderci, no? Adesso andiamo però al punto, alla prima vera scomoda verità, cominciamo a calare un asso di quelli importanti. Allora, certamente dietro la produzione di auto elettriche, di conseguenza pensiamo alle batterie e anche alle terre rare, dove poi ovviamente le batterie ci sono i luoghi di estrazione per poterle produrre, e poi vedremo anche una mappa delle gigafactory, e c'è una questione assolutamente geopolitica, nel senso che sono entrati in campo praticamente due grandi player, che sono Cina e Russia. Ovviamente la competizione è sempre tra Cina e Russia. Naturalmente l'Europa deve giocare la sua parte, ed è una parte importante perché dal punto di vista industriale rischia di perdere veramente tutti quelli che erano i primati in termini di leadership industriale. Anzi, devo dire che la forza economica messa in campo dalla Cina e dagli Stati Uniti è davvero molto importante in questa direzione. E vediamo come si direzionano questi grandi investimenti. Beh, va detta subito una cosa, anche qui, perdonatemi, ma io questa cosa l'ho preparata, ma a distanza di ore, di giorni, si cambiano gli scenari. Uno che è cambiato questa settimana è la decisione di cominciare a utilizzare l'ira, lo vedete, da parte degli Stati Uniti. Mi manca la bandierina, forse, perdonatemi a sinistra, ma io non la vedo più. Però dove vedete ira, metteteci la bandiera degli Stati Uniti, che in questa slide è sparita. E ha promosso questa Inflation Reduction Act già da qualche mese e ha messo subito sulla bilancia, diciamo, un piatto molto forte, 369 miliardi di dollari, una cifra enorme. Questo per dare agevolazioni fiscali e sussidi per un valore destinato proprio a chi produce veicoli elettrici, ma ha fatto ben di più.
Questa settimana il governo americano ha deciso di offrire un incentivo di 7.500 dollari per ogni auto venduta da un concessionario, però l'auto deve essere perlomeno al 50% contenere pezzi di ricambio, quindi essere prodotta di fatto negli Stati Uniti, almeno per la sua metà più uno. Questo chiaramente mette già fuori gioco tantissime case europee e questo vi dà la dimensione che il mercato statunitense sta già cercando di proteggersi sia dal mercato cinese sia dal mercato europeo. E cosa fa la Cina? La Cina in realtà ha spostato fin da subito, questo ormai da tanti anni, la sua attenzione all'accaparramento delle terre e poi anche a una specializzazione nella produzione di batterie, poi vedremo anche con quali dinamiche in termini percentuali. Diciamo che il suo obiettivo, mentre noi abbiamo nel 2035 questo obiettivo di non immatricolare più vetture con motori termici, in Cina nel 2030 vogliono diventare i leader assoluti, quindi controllare l'intero mercato globale, sia di moduli fotovoltaici solari e un terzo di quelli degli elettrolizzatori e poi il 90%, quindi una cosa insomma veramente assoluta e importante, di produzione EV nel mondo. Quindi pensate le ambizioni che hanno questi grandi colossi. L'Europa che ci fa? Ci mette dentro anche lei parecchi soldi, però li distribuisce, nel senso che sì, ovviamente c'è la parte delle gigafactory, c'è una parte destinata a quello che sarà poi l'automobile, ma mette insieme 8 categorie tecnologiche considerate strategiche a livello di produzione in Europa. Chiaramente per arrivare a questi obiettivi deve anche trovare i luoghi di produzione e soprattutto andare a destinare con un suo obiettivo, che almeno il 40%, così dice l'Unione Europea, sia prodotto in Europa. E mi riferisco anche qui però al fotovoltaico, al solare termico, all'eolico, si parla anche di quell'offshore, e alle batterie. Anche qui vedremo alcune tabelle che riguardano le gigafactory. E poi dentro però ci mettiamo le pompe di calore, il geotermico, tutto quello che tra l'altro abbiamo visto anche in Italia a salire molto come prezzi per via degli incentivi fiscali. E quindi se è vero che, tornando al discorso della Cina, il mercato potrebbe essere dominato a livello globale dalla Cina, almeno questo è il suo obiettivo per le batterie al litio, ovviamente si deve parlare anche di controllo dei prezzi, perché poi comincia ad esserci una concorrenza sui prezzi delle batterie, e vediamo anche qui chi li controlla, insomma, perché abbiamo praticamente la CAT, che è il principale produttore di batterie, dove dietro abbiamo sia Samsung, c'è LG, Panasonic, marchi che probabilmente avrete sicuramente sentito, e però vi do il dato, cioè la Cina vuole arrivare al 90%, ma nel 2022 già il 77% della diciamo, capacità produttiva globale era già praticamente controllata. E questo però adesso sta avvenendo, che lo vediamo qui, ve l'ho messo nella slide, che le aziende di raffinazione sono appunto gli cinesi, e vediamo come si distribuiscono questo mercato qua, perché poi c'è un discorso di produzione e di anche però di raffinazione per arrivare al prodotto finale. E questo sta turbando un attimo anche i produttori, lo vediamo da questa slide, perché ci si interroga dove nasceranno le gigafactory. Naturalmente i famosi incentivi di cui parlavo prima sposteranno le scelte industriali, perché va da sé che dove ci sono grandi incentivi per costruire una grande gigafactory, e lì si va a produrre probabilmente. Poi ci sarà una quota che rimarrà in Europa, però anche gli Stati Uniti stanno facendo da trattori per portare alcune scelte industriali, dove vedete con Stellantis e BMW insieme a Panasonic, per una gigafactory totalmente americana. E quindi l'insediamento lì si parlerà di USA e di Canada. Tesla però ovviamente non fa mistero di guardare anche il mercato cinese e ha piazzato già un ordine importantissimo recentemente per batterie, sempre qui al litio, alla cinese CATL, che appunto oggi domina un po' il mercato e controlla anche i prezzi del mercato, perché la CATL è quella che fa un po' più la concorrenza per l'abbassamento dei prezzi. Questa è un'altra mappa molto importante, perché qui vediamo subito, anche qui, se ricordate la slide di dove venivano vendute più auto, e questa, se volete, un po' ricalca quella fotografia, e vediamo qui che
Ci sono i pallini rossi, fanno riferimento alla produzione di gigawattora nella produzione del 2022 e sono appunto quelli reali, quelli che attualmente esistono. Mentre quelle che si stanno pianificando per numero di aziende, io prima facevo riferimento alla Norvegia e alla Finlandia, dove in realtà ci sono molti acquirenti di auto elettriche in proporzione alla popolazione, ovviamente va detto, però vedete come la Germania in realtà abbia fatto delle scelte importanti, e poi vedremo quali altre partite si va a giocare la Germania rispetto, diciamo, all'Italia o altre nazioni come la Polonia e altre ancora in Europa. Vado ancora avanti perché una domanda che mi è stata fatta spessissimo, e magari anticipo una vostra domanda che poi vedremo alla fine di questa presentazione, di fare magari un giro di domande, e la vita diciamo, dell'auto, perché è molto importante poi per misurare quanto inquinante un mezzo, un autoveicolo, si è dovuti un po' cambiare, si è cambiato un po' il processo di misura anche, no? Prima si parlava di questo ciclo, no? Che andava come vita dell'auto fino al pneumatico, quindi l'air to wheel si diceva, quindi al pneumatico, e lì si faceva un calcolo di impatto, no? Di impronta ecologica. Oggi invece si è fatta un'altra scelta, correttamente, devo dire, di misurare quindi la vita dell'auto dalla culla alla tomba, si dice oggi, quindi non più al pneumatico, ma alla sua, diciamo, alla sua rottamazione e anche al suo recupero in parte. Ovviamente poi vedremo anche qui altre notizie che sfatano alcuni, così, alcune voci, no? E quindi come funziona oggi questo life cycle assessment, si dice? È una quantificazione che praticamente si basa sul calcolo delle CO2 equivalenti che il prodotto causa nell'arco della sua vita, per cui dalla produzione al suo smaltimento si utilizzano un certo quantitativo di CO2 e quindi questo poi diventa la sua impronta ecologica che viene misurata. Quindi abbiamo una fase di produzione, lo vedete, si calcolano i gas serra emessi in fase di estrazione delle materie prime, quindi parliamo proprio delle prime miniere, no? Vedremo il cobalto, vedremo il magnesio, però questo lo vedremo dopo. E anche ovviamente la produzione, che sono gli pneumatici, quindi ogni parte della vettura. Poi vediamo, c'è la fase proprio di utilizzo. La Green Eurocap ha fatto il calcolo dei consumi delle automobili legate alle fasi di guida. Tende che un dato molto importante nel settore automotive è il valore delle stelle Eurocap per guardare alla sicurezza dei veicoli. I famosi crash test, no? Vengono fatti ogni anno e c'è anche un premio assegnato ad una vettura. Ad esempio, ricordo che nel 2021 Volvo C40, quando arrivò, aveva un dato di Eurocap che era il più alto in assoluto sul mercato. E ogni anno viene decretata una, diciamo, vettura di nuova produzione con le 5 stelle, adesso si va alle 6 stelle. E poi c'è il fine vita del veicolo. E su questo vi devo dire un'altra scomoda verità, perché proprio l'altro giorno, anzi questa settimana, credo sul Corriere.it, come vi dico, ogni giorno ce n'è una nuova, no? Il Corriere.it, con Datarum, con la Gabanelli, che è un personaggio assolutamente serio, credibile e attendibile, ha intervistato il professore del Politecnico di Milano, ha fatto un'analisi su, diciamo, io un paio di slide l'ho presa appunto da Datarum per farvele vedere, perché ha voluto significare la vita media di una vettura elettrica e poi la vita di una vettura col motore endotermico. E devo dire che, vivendolo dall'interno, c'è un dato che mi ha molto colpito sulla fase del fine vita del veicolo, perché sappiate che la fine vita del veicolo elettrico viene considerata intorno ai 10 anni della batteria. Poi devo anche specificare che una volta che siamo arrivati all'80%, la batteria si considera già esausta, di conseguenza non è mai il 100% della vita di una batteria, ma in realtà è il suo esaurimento, no? Nel tempo, che
poi, una volta raggiunto l'80%, è considerata di fatto una batteria da smaltire. E, però il dato che mi ha colpito è che su questo report di Datarum si parlasse di 160.000 km per 10 anni di vita della vettura e si fosse associato esattamente lo stesso dato con i motori endotermici. Quindi si parlava di un valore medio, i 160.000 km di una vettura a motore endotermico e una vettura invece elettrica. Ma va detto che la vettura elettrica, dopo 160.000 km o 10 anni, effettivamente dopo questi 10 anni esaurisce la sua vita. Ma ben sapete che una vettura dice, io mi do a mo' di battuta, per lavoro ero stato a Casablanca, veniva accolto da un taxi che aveva quasi 1 milione di chilometri, classico Mercedes gigantesco, no? Quindi c'è questa media, no, che è stata fatta per misurare il dato, e la media, va detta, questa è una scomoda verità, non è così, cioè le auto con motore endotermico possono vivere molto, molto più lungo, vivranno dopo 2035, lo vedremo sicuramente, molto più lungo di batterie, di auto elettriche, immatricolate magari quest'anno o lo scorso anno, che invece nel 2035 saranno belle che già da smaltire, perché almeno come parte batterie, però va detto che finché il pacco batterie ha questi costi qua, oggi l'utente finale dice: ma se io dopo 10 anni e 160.000 km dovessi mai a mie spese sostituire la batteria di una macchina, ed è come se voi doveste oggi sostituire un motore endotermico, non ha proprio dei costi economici. Quindi è una scomoda verità che va detta. E al momento del test Green Cap, in questo momento non include l'emissione inquinante con gli ossidi di azoto e il particolato, perché sono gas serra. Nel consumo di acqua e l'inquinamento del suolo e dell'aria. Quindi anche qui c'è un'altra scomoda verità. Lo ripeto un attimo. Leggete l'ultima slide nella parte circolare. Solo il clima, okay? Parliamo di clima. Al momento il test Green Euro NCAP non include le emissioni di inquinanti come gli ossidi di azoto e il particolato, perché non sono gas serra, che sono quelli appunto presi in considerazione europea, né il consumo di acqua e l'inquinamento del suolo e dell'aria. Beh, qua va detta una scomoda verità, la dico io da giornalista, ma come non si può tenere conto del consumo di acqua e dell'inquinamento del suolo e dell'aria? Nel senso che, poi lo vedremo anche quando parleremo di Germania e di alimentazione con carburanti sintetici, che beh, il consumo dell'acqua lì è esponenziale. Di conseguenza, come potremo mai misurare se togliamo alcuni valori che sono invece fondamentali, soprattutto andando verso un periodo storico dove l'acqua sarà un bene di primaria importanza? Andiamo avanti. Auto elettriche e sostenibilità, cosa ci dicono i risultati? Adesso io non so, chiedo a voi se vedete questa tabella, se no ve la commento meglio, perché questa tabella è molto interessante, perché si vede con la tabella precedente, va collegata, cioè con l'intero ciclo, no? Dalla culla alla tomba, ok? Come le auto full electric, la produzione sia la fase che ha l'impatto ambientale più elevato, e questa è una scomoda verità. In effetti, anche se dalla valutazione risulta l'auto elettrica impatti molto meno sulle emissioni di gas serra, lungo l'intero ciclo di vita, circa il 30% in meno, hanno calcolato così rispetto ai motori tradizionali, sul piano dell'utilizzo totale di energia, forse non è così competitiva. Facciamo un esempio, vediamo alimentazione elettrica, vi faccio vedere appunto un dato rispetto all'alimentazione diesel, per prendere il diesel perché? Perché nel settore è stato sempre quello più vituperato, no? Mentre in realtà poi ci sono anche qui da dire delle verità diverse, ma prendiamo pure una Peugeot diesel 208, quindi parliamo di 102 cavalli, un'utilitaria. Ebbene, ha un utilizzo primario di energia di 165 megawatt-ora, mentre se prendiamo una Volkswagen o una Renault Zoe siamo a 177. E questa è, diciamo, una sfida tra elettrico e diesel addirittura, no? Ma anche sul benzina vediamo che i dati sono più alti, addirittura il benzina risulta più alto come dato medio rispetto sia alle alimentazioni elettriche che diesel, mentre
se la cavano molto bene, però rimaniamo ai livelli, diciamo, del diesel e dell'elettrico, le Toyota Honda della full hybrid, che sono quelle, diciamo, spesso più vendute oggi anche in Italia. Vediamo l'impatto, però. Prima parlavo delle batterie, no? Dove la Cina ovviamente ha fatto, si è accaparrata tante terre, ancora lo sta facendo, e dove si sta pensando anche a livello di Stati Uniti e d'Italia, no, d'Italia, scusate, di Europa, ovviamente in altre regioni del mondo, di andare, vediamo anche l'Africa, poi vedremo perché l'Africa, estrarre, no, l'industria estrattiva. Ovviamente i primi materiali che dobbiamo andare a guardare per la produzione sono il litio, il cobalto, il nickel e il manganese, e vediamo che il dato, questa qui è una fonte data room a cui facevo riferimento prima, secondo me è anche un po' più alto questo dato qua personalmente, però c'è un aspetto importante, vedete sotto, qui facevo riferimento a destra, vedete durata 8-10 anni, percorrenza 160.000 km, che però è un dato reale questo, poi effettivamente la batteria è da smaltire, non è come un motore endotermico che non è che cambi il motore dopo 160.000 km, anche se la macchina ha 10 anni. Però è importante il riciclo, quindi impostare anche la produzione di determinate batterie, qui vediamo da fonte litio, fonte cobalto, nickel e rame, quindi poi c'è nel riciclo, quanto possiamo recuperare, no? In termini poi di divisione circolare dello smaltimento, che è fondamentale come parte, no? Il famoso cerchietto che ci permette di essere a impatto zero perché andiamo a recuperare. Il 90% ce lo permette, anzi di più il nickel rame, il 95%, il 90% litio. Quindi per questo la comunità europea ha da subito spinto sull'acceleratore per andare verso il puro elettrico. Okay? Chiaramente ha trovato i portatori di interessi che hanno sollevato alcune questioni, ma soprattutto poi perché stanno facendo delle scelte strategiche. La Germania, ad esempio, vedete come nel riciclo stia già puntando molto, mentre in Cina si punta alla produzione, in Germania si pensa già al pretrattamento, a degli impianti che siano capaci poi di riciclare. Notate che l'Italia, appunto, ha un solo rispetto alla Germania c'è un rapporto di 1 a 10, no? Nella previsione di impianti, di allocazione di impianti di pretrattamento. E poi vediamo che gli impianti di riciclo sono molto importanti, ne vediamo 3 in Germania, in Italia assolutamente nessuno, ce n'è uno in Belgio e poi in Nord Europa. Adesso vediamo la questione, un'altra scomoda verità. Abbandoniamo per un attimo il discorso di puro elettrico e vediamo perché, cosa è successo a livello geopolitico e di portatori di interessi, che proprio recentissimamente, anche qui parliamo di poche settimane fa, ha permesso che questa scelta dell'Europa di ratificare il puro elettrico dal 2035 abbia aggiunto, quindi salvato, tra virgolette, i motori endotermici, abbia aggiunto la possibilità, ma è soltanto una possibilità, perché poi vedremo, adesso ve la spiego perché, dei motori endotermici però alimentati con benzine sintetiche, quindi la produzione di veicoli ancora endotermici, no, con scusa, biocarburanti, quello italiano, con benzine sintetiche, che sono prodotte, diciamo, con un concetto di catturo l'aria di CO2, no? Catturo l'anidride carbonica e poi per un processo di elettrolisi, questo tra acqua e fonti rinnovabili, quindi elettricità, quindi utilizzo interi impianti a fonti rinnovabili a impatto zero, catturo la CO2, quindi per questa compensazione, chiamiamola così, io vado a produrre una benzina sintetica, ok, che è quella 95 ottani per intendersi, che però ha due problematiche. Prima non si sta producendo ancora se non in pochissima quantità, ok? Il costo di produzione è molto elevato, oggi quelle poche che sono invendute costano sui 2.800, 2, scusate, 2,85 euro al litro, no? Quindi pensiamo che è 1 euro più cara della benzina, diciamo, tradizionale, ok? E poi c'è un altro aspetto, e lo dice anche la Gabanelli nel suo data room, no? Che
questi processi industriali, la Germania ci crede molto, ha avviato questi progetti per prima, hanno comunque anche loro un impatto piuttosto importante e quindi va poi misurata esattamente quanta CO2 si riesce a catturare, perché poi il resto viene rimesso di nuovo in atmosfera, di conseguenza è soltanto un giro di compensazione che viene calcolato, quindi per effetto di calcolo. L'Italia, che con Eni ha puntato molto invece sul biocarburante, è rimasta fuori, cioè l'Europa ha detto va bene, facciamo così, dal 2035 ok il puro elettrico e ok i carburanti sintetici, e tocca a voi Germania, tocca a voi altri stati investire in questa direzione. L'Italia invece chiede di accettare anche che vengono considerati i biocarburanti, quindi anche per salvare qui i motori endotermici, perché sostiene l'Italia che il biocarburante non è impattante. In realtà bisogna dire una scopa della verità, adesso ve la spiego, allo stato attuale è impattante, poi con certi aspetti produttivi e come si andrà a produrre questo biocarburante, allora gli fa la differenza sul ritenerlo meno impattante o più impattante. Però l'Italia ci punta molto, tanto è vero che la scorsa settimana a Sapporo, al G7, beh, è stata diciamo portata a casa un endorsement, no? Perché il biocarburante è stato ritenuto dal G7, ma anche qui lavoriamo per lobby, anche per portatori di interessi, e che anche il biocarburante abbia dignità nel 2035. Oggi comunque il biocarburante è escluso e l'Eni ovviamente farà tutto il possibile affinché invece i biocarburanti vengano adottati anche come diciamo prodotti raffinati, ma adatti ai motori endotermici non più inquinanti. Allora, vediamo un attimo anche qui il processo di produzione di come vengono ottenuti. Oggi vengono ottenuti delle biomasse, quindi viene chiamato il biodiesel, quello oli digitali, biomassa è legata al biotenolo, scusate, il biodiesel dagli oli vegetali o i grassi riciclati. E però quelli che si possono dire meno impattanti non sono questi. I meno impattanti sono quelli di seconda generazione. Quindi si parla di prodotti come le alghe marine, si parla di un altro tipo di utilizzo, no, di materia prima per poter dire, ecco perché la parola bio, no, le alghe marine si conduce anche a questo. Dalla tabella che vi ho messo qui, adesso la guardo anch'io insieme a voi, se prima vi parlavo, e lo vediamo nella slide precedente, di fuel a 2.841,80 2,84 euro al litro, oggi il biodiesel ha 1,90 euro, quindi poco più caro, no, della benzina attuale, del diesel attuale. Quindi in realtà il biodiesel, vedete che poi quello attualmente più distribuito oggi, e in Italia se ne consumano già più di 1 milione di tonnellate, 1 milione e 200 mila tonnellate, però vediamo da questa, diciamo, tabella che è interessante perché fa vedere i due processi di produzione, no? Tra i fuel, quindi quelli sintetici alla sinistra, e poi i biocarburanti dalla parte opposta. E quindi vediamo che per produrre biocarburanti, anche qui vanno accaparate delle terre, tant'è vero che Eni sta investendo molto in Africa. L'Africa viene sempre poi presa come un po' il luogo dove andare ad occupare delle terre per poter impiantare lì delle produzioni di appunto di olio di palma piuttosto che di mais, zucchero, cioè vediamo a seconda delle regioni, lì si vanno ad accaparare quelle terre che possono permettere poi di trasportare. Tra l'altro c'è proprio un vero e proprio trasporto, perché quello che si produce poi in Africa verrà trasportato, parlo dell'Italia, dall'Eni allo stabilimento di Gela, e a Gela c'è lo stabilimento che provvede poi alla raffinazione di questi bioelementi. Mentre il fuel, ve l'ho detto prima, parte da un concetto di cattura dell'energia, dell'energia carbonica, lo trasforma in energia termica, poi per un processo di acqua e di elettrolisi si produce idrogeno, quindi il mix tra monossido di carbonio e idrogeno produce i fuel. Però andate a vedervi in basso la nota. Il processo richiede una grande quantità di energia e deve provenire da tutte fonti rinnovabili. Quindi per essere un e-fuel sostenibile, tutto a fonti rinnovabili e soprattutto tantissima acqua. E qui torniamo al discorso che vi dicevo prima. Se non mi considerate l'acqua, diventa difficile poi dare un impatto ecologico, una misurazione reale. E sui bio
carburanti e anche qui tantissima acqua e consumo di suolo, perché comunque devo occupare delle terre, le devo coltivare e quindi ho un consumo di suolo molto importante. E sono tutte colture dedicate, quindi si deve proprio andare a costruire una mappa di produzione. Perché dico che è molto impattante invece il biocarburante, quello non di seconda generazione, ma quello attuale, quello di bio, diciamo, legato alle biomasse e del bioetanolo. E lo vediamo perché l'olio di palma è la causa delle principali ragioni per cui c'è una forte deforestazione, di disboscamento, no? Qui un dato: dal 2011 a oggi sono stati disboscati 4 milioni di ettari di foreste, principalmente al sud-est asiatico, in Sud America, e circa il 10% delle popolazioni che vivono lì in questi habitat sono degli oranghi, praticamente sono estinte di fatto, no? Per cui si va anche ad invadere un territorio ipernaturale che però per queste esigenze di produzione del biodiesel sta diventando un deserto di fatto, si sta desertificando. E quindi questa è una fotografia abbastanza inquietante, una grande scomoda verità, va detta, sulla produzione del biodiesel attualmente. Cosa fa l'ENI? Ci sono alcune, lo vedete in Italia, alcune stazioni di servizio dove vedete questa, io l'ho messo nella foto, questo simbolo HVO, ok? Che è quello che si sta cercando di portare praticamente in accettazione al pari del carburante sintetico, cioè che l'Italia vorrebbe portare come accettazione, questo su cui puntiamo quando parliamo di biocarburante di seconda generazione, ok? E qui vi faccio ovviamente vedere che l'ENI, per produrre questo biocarburante, ha siglato accordi molto importanti con i paesi dell'Africa, quali Kenya, Mozambico e Congo, ovviamente il Congo anche per la Cina, una terra di conquista. E in questa parte del globo ENI sta sviluppando una rete di, le chiamiamo AgriHub, no? Dove vengono prodotti gli oli vegetali. Da lì poi partono, appunto, vi dicevo, e vanno a finire nelle raffinerie, una di queste è quella di Gela. Anzi, c'è anche scritto, credo, da qualche parte. Una volta lavorati nelle raffinerie italiane, viene prodotto a Gela. Questi danno vita ai biocarburanti utilizzati per motori compatibili, ovviamente. E qui ci si pone la prima domanda, ma questo nuovo carburante chiamato Sta molto sbandierato a livello di green, di capacità di essere assolutamente rinnovabile al 100%. Ma è realmente così o è greenwashing? Questa è una domanda. Allora, c'è una scomoda verità anche qua da dire. E la dice il Corriere della Sera, no? Cioè, vi ho fatto prima capire, forse c'è anche scritto qui, che vengono create queste agri-hub e da lì viene trasportato il prodotto che viene poi raffinato a Gela, ok? E va detto questo, che come funziona praticamente? Il Ministero dell'Ambiente deve controllare le certificazioni di origine, no? Dei prodotti che vengono realizzati, in questo caso parliamo di Mozambico, Congo, diciamo Kenya, eccetera. Però c'è questa cosa qui. Il controllo viene fatto praticamente nei consorzi nazionali, ok? Fate attenzione a queste parole. L'acquisto, diciamo, il consumo globale non arriva soltanto da quello che ci produciamo qui a Gela come concetto, ma importiamo anche, o facciamo anche accordi con la Cina, facciamo accordi con un altro paese. Allora, vi do un esempio e lo leggo perché sia ben chiaro nelle parole, no? La domanda è questa. Qua dice il Corriere della Sera, secondo voi, cari lettori, il commerciante cinese che ha acquistato l'olio di palma non certificato, qui tornando al biodiesel, no? Il commerciante cinese non è tentato di provare a metterlo in doppia contabilità? Cosa vuol dire? Portarlo sui mercati di certificazione di emissione del consumo in Italia, magari attraverso un altro ingresso della Comunità Europea, ok? Penso a una bioraffineria spagnola ad un altro stato, quindi ottiene bulgara anche, qui vediamo, leggo austriaca anche in Austria, lo fa passare dall'Austria, lo certifica, così mi entra nel consorzio nazionale e a quel punto viene documentato, no, come olio di palma di origine che arriva dall'Europa. Il problema è che non arriva dall'Europa, di conseguenza.
Io in Cina non ho la possibilità di andare veramente ad indagare se quel biodiesel ha veramente un'origine al 100% rinnovabile in termini di produzione e di conseguenza quel valore di 100% non è in realtà assolutamente verificabile ad oggi. Ok? Quindi va detto che l'olio di palma del biodiesel è greenwashing e c'è stata una multa dell'Agicom, tanto confermata dalla sentenza del TAR. Quindi il modo per aggirare, insomma, volendo, c'è. Ed ecco perché l'Unione Europea non si fida dei biocarburanti, ma dice no, pure elettrico oppure carburanti sintetici, perché i sintetici possiamo vedere gli impianti di produzione e possiamo verificare che siano totalmente rinnovabili, prodotti con energie rinnovabili, e poi possiamo anche misurare l'intero ciclo di produzione attraverso la verifica di quanta CO2 andiamo a catturare. Sui biocarburanti in questo momento è più complesso, quindi riparliamone. E riparlarne vuol dire trovare un metodo di misurazione assolutamente certificabile, perché altrimenti il biocarburante, questa è una scomoda verità, l'Italia dovrà accettare che non venga acquisito. Però ovviamente gli interessi in gioco sono talmente alti che io sono abbastanza convinto che da qui al 2035 anche un certo tipo di biocarburante, pensiamo a quello più evoluto, si potrà certificare al meglio. Di conseguenza è possibile che i motori endotermici comunque potranno sempre sopravvivere in minima parte con certe caratteristiche di produzione, però riferite appunto a un controllo molto più stretto di quello che oggi, che è un po' a maglie larghe. Quindi vediamo un po' il parere di un docente autorevole che io ho preso come riferimento, che è Gianluca Brambilla Suopena, che ha intervistato un collega che ha intervistato il professor Alessandro Abbotto dell'Università Bicocca di Milano il 17 febbraio 2023. Quindi vi do un'intervista piuttosto recente, no? Dove ci sono delle criticità, no? Allora, vediamo il punto critico legato all'auto elettrica. Allora, molti studi dimostrano che anche con un parco macchine di 10 milioni di veicoli, l'impatto del settore sul consumo complessivo sarebbe intorno al 5%, e lui dice questa cifra è assolutamente gestibile. Ni, dico io, perché poi in realtà la logistica, tutta una serie di, parliamo delle colonnine, no? Di servizi di ricarica, dovrà essere di un certo tipo per riuscire a rispettare determinate presenze proprio fisiche di vetture pure elettriche, full elettriche. Io invece, per quanto riguarda, vi dicevo prima, il consumo, diciamo, di materie prime che arriva dai paesi quali l'Africa, quindi il consumo di acqua, che è un altro aspetto che riguarda appunto l'auto elettrica, dobbiamo porci questo problema. Secondo Abbotto, lo stesso si può dire per altri paesi dove. Ah no, lui dice: in Europa non c'è problema per arrivare all'auto elettrica e a una produzione importante, ma laddove abbiamo problemi di acqua, questo problema lui lo vede come un punto critico. E poi un altro punto critico è la produzione del litio e del cobalto, ma i cinesi, direi, su questa cosa non hanno tutte le nostre preoccupazioni, per questo stiamo accaparrando un po' tutte le terre. Però su questa cosa va detto, e effettivamente litio e cobalto possono essere riciclati all'80, anche di più, 90%, e di conseguenza questo va anche bene. Il problema è come stiamo estraendo il litio e il cobalto, e questo a livello anche di diritti umani andrebbe aperta un attimo una parentesi. Allora, ci sono delle perplessità. Allora, qui il riferimento lo fa il professor Cantamessa, e voglio leggervela questa qui perché è interessante, che ha rilasciato a formiche.net una dichiarazione anche qui a febbraio del 2023, molto recentemente, e dice: stiamo andando verso un'economia che non dipenderà dagli idrocarburi, ma dalle materie prime. Ed è molto interessante questo passaggio, no? Perché andiamo verso le materie prime. Il concetto di estrazione. C'è il tema della dipendenza dalla Cina, questo va detto, l'ho detto io proprio all'inizio di questa lezione, e quindi questo preoccupa molto soprattutto gli Stati Uniti. Poi ci sono le reti, perché oltre a produrre più elettricità pulita, dovremo anche portarla a destinazione e gestire i momenti di massimo carico, e qui torno al discorso della logistica che facevo prima.
Quindi ci sono dei picchi di produzione, cioè quando noi alla sera arriveremo con tutte queste auto elettriche sotto casa, le andremo tutti contemporaneamente a mettere sotto carica nello stesso momento. È un come, faccio un esempio qui, un parallelismo, come se tutti decidessimo che alle 9 di sera si mette sulla lavatrice e si accende la lavastoviglie per lavare i piatti la sera. Se lo facciamo tutti insieme, questo può creare qualche tipo di problema. I modelli di affitto di car sharing, secondo me, non andranno a risolvere il problema, perché si parla anche nelle grandi città, nelle grandi capitali, di fare più affidamento alla mobilità integrata, no? Però in molti paesi questo, credetemi, è poco praticabile. Lo possiamo pensare per le grandissime capitali, ma non per i paesi o le piccole città. E io qui ho aggiunto una slide per farvi capire che cosa sta succedendo in termini di fabbisogno, visto che il professore prima faceva riferimento alle materie prime, quindi stiamo spostando dalla produzione di idrocarburi di fonti fossili al fabbisogno di materie prime per produrre invece energia pulita, e cioè prodotti che abbiano il riciclo come riferimento. Beh, il 2011, lo vedete nella colonnina, parla di metalli, di fonti fossili, di benzina, scusate, carburanti fossili, di biomassa, e di altre provenienze, no? E vedrete che di fatto si stanno raddoppiando un po' tutti i valori. Se andiamo a guardare più o meno, no? La necessità delle materie prime da qui al 2060 crescerà praticamente del doppio del fabbisogno totale. Quindi vado quasi in conclusione, esprimendo un mio parere, che senza un'economia circolare che funziona al 100% sarà inevitabile l'avverarsi di scenari critici, complessi da gestire democraticamente. Quindi questo assorbe non più soltanto la produzione di auto, ma proprio la parte che quella dell'industria, no? Quella energivora. E avremo un problema molto grande. Io prendo dei riferimenti, non miei ovviamente, ma dell'OCSE, dove ci dicono che passeremo dai 460 milioni di tonnellate di plastica prodotti nel 2019 a 1.231 milioni di tonnellate nel 2060. Quindi non esiste più quel concetto del raddoppio, ma qui andiamo veramente a triplicare, okay? La presenza di plastica da qui al 2060, se non interveniamo in modo deciso. Sull'aria anche qui c'è un problema. Per l'OCSE l'inquinamento atmosferico potrebbe arrivare a causare dai 6 ai 9 milioni di morti premature all'anno. Quindi questo va detto perché si stanno preoccupando molto e tengono il punto in Unione Europea, perché la qualità dell'aria, e questo è un dato che comunque sarà destinato a crescere per la somma di tutta la CO2 emessa. Non solo dalle auto, ma dal riscaldamento, dalle industrie, e quindi nel 2060 il numero delle morti è decisamente previsto in forte salita. E poi il grande problema sarà quello dell'acqua. Secondo l'Università di Utrecht, tra il 2040 e il 2060, le falde acquifere più a rischio si troveranno nella zona superiore delle Gange in India, nel sud della Spagna, e ahimè ci siamo anche noi, e anche in Italia, oltre alla parte, diciamo, degli Stati Uniti, dove parliamo di Texas, Oklahoma, New Mexico, quindi lì si concentreranno, come si concentrano già oggi, i problemi principali legati all'acqua. Ma noi in Italia ci andiamo proprio, come si dice, non si dice a bagno, perché rimarremo sempre. Grazie per questa vostra disponibilità a questa lezione. Adesso io ovviamente apro, interrompendo la condivisione dello schermo, alle vostre domande, sperando di essere stato abbastanza chiaro. Dovuto utilizzare molta infografica perché spesso i dati non sono semplici da commentare. Poi un altro aspetto è che a seconda dei portatori di interessi ti arrivano sempre dati non similari, no? Cioè vedo questa continua bilancia che continua a muoversi, poi è una bilancia molto particolare perché ha più assi e livelli, no? Perché i portatori di interessi arrivano da diverse direzioni.
E prima vi facevo l'esempio di chi parametrava la vita di un veicolo elettrico per batteria di 160.000 km e io ho opinato, ho detto, ma scusate, come possiamo parametrarla a 160.000 km di un motore neotermico? Perché quel motore continuerà a inquinare, la batteria la andiamo a riciclare, quindi bisogna anche porsi un attimo un tema di utilizzo, no? E anche di smaltimento. Il punto centrale comunque a mio avviso rimane il concetto di riciclo, cioè di recupero delle materie prime che andremo a utilizzare, altrimenti saremo veramente, lo avete visto dai dati, ancora molto legati all'estrazione, no? Quindi al concetto del recupero delle materie prime. E se guardiamo, lo agganciamo alla geopolitica, questo non ci lascia tranquilli, che comunque la Cina fa un po' quello che ha fatto la Russia col gas, lo farà la Cina con le batterie, con anche i microchip, se guardiamo a Taiwan. E dunque, perché ci imbarchiamo in questo trend, no? Cioè, perché l'Europa si sta a questo gioco? Sei muto, Walter. Walter, sei muto. Walter, non ti sentiamo. Mi sentite adesso? Sì. Ah, forse qualcuno, perché io prima mi sentivate prima, sì, perché non ho mai toccato il microfono. Ok, perfetto, grazie. E dicevo che la parola chiave, dietro questa tua domanda, Francesco, è emergenza climatica, ok? Quindi, dietro la parola emergenza climatica, i governi, in questo caso l'Europa, issa, no, degli obiettivi, l'abbiamo visto nell'agenda 2030 e poi 2035 per quanto riguarda i motori endotermici, fissa degli obiettivi dove qualsiasi azienda, comunque chi produce e chi vive anche sul territorio europeo deve essere impegnato a rispettare in termini di risorse. E il vero problema è che abbiamo sempre e lo è stato per il mondo del lavoro tanti anni fa, dei prodotti che arrivano sul mercato, ma prodotti ovviamente da diverse zone del mondo, dove la Cina, adesso faccio l'esempio della Cina, da subito deciso, perché dal punto di vista governativo non ha certo gli impedimenti che può avere un governo europeo, no? In termini di portatori di interessi, sono molto determinati e verticistici, e quindi gioca la sua partita in modo piuttosto aggressivo e lo fa accaparrandosi i principali, diciamo, hub di produzione e di estrazione di litio, cobalto e manganese. L'Europa in questo caso è sempre in rincorsa, sia per motivi economici, quindi di risorse, e sia perché parte da una storia produttiva basata appunto sugli idrocarburi, quindi su una produzione che riguardava un certo tipo di asset, chiamiamoli così, produttivi. Con la parola magica clima, con la parola magica responsabilità climatica, cambiano gli assetti, tutti gli assetti geopolitici vanno un po' a cambiare. E su questa partita l'Italia sta giocando insieme all'ENI, no? La partita dei biocarburanti, perché su quella può vedere ancora una speranza di polo produttivo in Italia, su una parte, diciamo, limitata di retrattamento del ciclo delle batterie, e quindi sta cercando di occupare un suo ruolo, però rispetto a Stati Uniti e Cina, insomma, siamo decisamente un gradino sotto. Ma però è una battaglia geopolitica che abusa probabilmente anche della clima, perché sono dati che vengono a uno scopo, e non è che anche del resto anche l'inquinamento
del motori endotermici, sono tutte metriche, no? Metriche che vengono adottate, cioè com'è che cioè c'è una posizione che sembra comunque stranamente debole, dato anche tutto quello che c'è di investito nell'industria automotive legata ai motori endotermici, o comunque dell'industria automotive in generale in Europa. Cioè, dietro ci devono essere delle questioni di lobby, di interessi, di indirizzi dati dal mercato finanziario. Beh, assolutamente sì. E poi sì. Tutto l'indotto, tutto il mondo, che poi credo che tu conosca anche proprio personalmente, legato all'automotive, della distribuzione delle automobili, le concessionari, i servizi, tutto questo lo cediamo così per nulla. Cioè, sì, ma guarda, ti do questa risposta. No, però. 10 anni fa venne invitato dalla Nissan a vedere, diciamo, partecipare a un incontro dove si presentava il modello di concessionario 2025, ok? Quindi pensate, no, a 10 anni fa Nissan che ti viene a parlare di come sarà la concessionaria 2025. E quello che si guardava già allora era l'auto elettrica che arrivava, e oppure l'auto ibrida, ok? E poi anche una modalità di acquisto dell'auto che cambiava un po' il paradigma, diciamo, il rapporto tra concessionario e utente, no? Quindi il concessionario, già allora mi veniva detto, diventerà di fatto un hub di servizi dove tu andrai a fare il tagliando dell'auto, a sostituire dei pezzi di ricambio, ma attraverso praticamente un sistema non più di quello che avviene ancora per le auto un po' vecchie, io chiamo il meccanico, hai posto, dammi un appuntamento, eccetera. Ma dove c'è una tecnologia predittiva a bordo delle automobili, e ti dice già con largo anticipo quando quel pezzo di ricambio è da sostituire, e ti prende già l'appuntamento dal concessionario di riferimento senza che tu debba fare niente. Quindi ti comparirà su questo, sul computer dell'auto, la segnalazione che andrà fatta un tagliando, tu schiaccerai un bottone, verrai indirizzato all'assistenza di riferimento di zona, andrai a fare il tuo tagliando, pagherai un prezzo e te andrai via. Tutto programmato anche nella parte di prenotazione, no? E questo a me aveva preoccupato, perché siccome già 10 anni, adesso un po' meno, però 10 anni fa c'erano ancora tantissime botteghe artigianali meccanici, no, da strada, no? E posi la domanda, dico, ma allora tutti i meccanici, diciamo, che vivono l'imprenditoria piccola, no, che sono slegati dal rapporto con la concessionaria, che fine faranno? Perché se l'auto mi conduce, no, a prendere l'appuntamento dal concessionario di riferimento, e la risposta fu, ma le auto a un certo punto saranno gestite con meno problematiche di oggi e saranno le reti ufficiali a occuparsi, non saranno più i piccoli riparatori di strada, no? Anche, e io lì ne posi anche una questione però di esperienza, e loro mi risposero, ma appunto l'esperienza andrà sempre a diminuire per quanto riguarda il meccanico di strada, perché tutta la formazione verrà fatta su scala, e di conseguenza il concessionario avrà il suo centro di assistenza, il suo centro di servizi, gli verrà detto cosa devono dire, cosa devono fare, si farà una formazione su quelle persone e avranno gli skill per poter riparare le macchine, e il pezzo di ricambio arriverà direttamente da un dato magazzino, e tutti i flussi logistici saranno organizzati in funzione della predittività, cioè diventa predittivo il pezzo di ricambio da sostituire, penso a una cinghia di trasmissione dopo 8 km per il motore endotermico, e altre parti invece per quello che l'auto elettrica, perché va detto, l'auto elettrica, diciamo, su un'auto elettrica parliamo quasi del 50% in meno di componentistica, no, che oggi viene messa su un motore a benzina, su un'auto endotermica. Di conseguenza cambieranno anche questi parametri. Però sì, le metriche sono in questo caso quelle più utilizzate. Già è stato fatto, ma è recente, questo passaggio
alla ruota alla tomba, cioè passare, no, dal battistrada alla tomba è già un grande passaggio, però se dobbiamo parlare di metriche dobbiamo veramente considerare tutto. E oggi tutta questa voglia di portatori di interessi, di comunicare proprio tutto quello che andranno a utilizzare, io non la vedo tutta questa trasparenza assoluta del comunicarsi come andranno a gestire le materie prime e come andranno ad estrarre. Sì, Walter, sono Paolo. Volevo riprendere un po' il tema appunto della struttura dei costi e della minor componentistica che serve per produrre un'auto. Riguardo alla scadenza del 2035, tutti i costruttori hanno lanciato fortissimi allarmi riguardo la taglia di posti di lavoro, che in prima battuta, voglio dire, sarà pure vero, insomma, detto poi che già adesso lo conosco per esperienze personali di mio nipote che sta facendo certi lavori, già ci sono piccole società che si stanno riorientando alla componentistica necessaria per le auto elettriche, un po' assolutamente nuove, e va bene. Ma detto questo, proprio per capire se era giusto questo allarme o se era strumentale, sono andato a vedermi anche le strutture dei costi di produzione e di manutenzione delle auto, no? E la mia impressione è che ci umilino nel manico, chi fa queste analisi, perché alla fine quello che esce fuori è che in sostanza, il costo della batteria assorbe tutti i minori costi che ci sono dall'altra parte, sugli altri risparmi. Per la precisione che... è il 75%. Ok. Allora mi domando se invece, la mia supposizione è che i costruttori mantengano questa posizione per proteggere il margine, no? Cioè spendo meno perché avrò cose più semplici e margino lavoro, perché poi alla fine di lavoro si tratta, compro meno cose dall'indotto e vendo comunque l'auto grosso modo allo stesso prezzo, perché racconto in giro che costa uguale a una vecchia, e quindi miglioro i margini e aumento velocità, rientro dagli investimenti e così via. Ecco, mi domando se invece ragionare su una capacità di protezione della quota di lavoro fornita appunto dagli operai e dagli umani, insomma, entrando nella logica del lavorare meno, lavorare tutti. E mi domando se questa sia una battaglia che possa essere giocata o se sia persa in partenza, o se magari anche le analisi che fanno i costruttori sui costi alla fine sostanzialmente uguali siano vere. Ecco. Allora, provo a darti una risposta doppia perché poi la tua domanda è articolata. Allora, primo aspetto, io non sono così convinto che i costruttori siano entusiasti di mettersi a vendere soltanto auto elettriche. Ti spiego perché. Tu hai parlato di margini, ok? Allora, è importante, come lo sappiamo, pensare che tutta la catena anche distributiva è fatta di pezzi di ricambio, per farvi un esempio, no? E il margine viene sempre, è una somma, no, di tanti ricarichi fatti sul prodotto che viene acquistato in primis dal costruttore, ok? Dai vari suoi fornitori e subfornitori. Quindi, quando poi io diminuisco anche i pezzi di ricambio, diminuirò sicuramente una quota margine, perché su ogni pezzo di ricambio io guadagnavo qualcosa. E quindi a cascata permettevo di mantenere dei margini a tutta la mia filiera. Okay? Quindi l'eliminazione delle filiere è il vero problema che causa poi o che causerà il problema del lavoro a cui tu ti riferisci. Perché se salviamo i motori endotermici, questo pericolo di 70.000 posti di lavoro in Italia, si è parlato, poi un certo numero più importante in Europa, non sarà così, corrispondente, diciamo. Quando dico che il costruttore in parte è costretto a ciurlare il manico, ma per altri aspetti, ma quando una normativa europea nel tuo mercato di riferimento verticale, parliamo di industry automotive, ti viene a dire: guarda, le auto sono il secondo elemento più inquinante al mondo, e io provo a risponderti sì, quelle vecchie, quelle nuove, se dovessimo avere tutte auto nuove oggi scenderebbe quel dato e in classifica andremmo non a occupare il secondo posto, magari il quarto o il quinto, no? Così ti risponde un costruttore. E quindi dice: perché mi devi obbligare soltanto me con questo dogma del puro elettrico? Permettimi di lavorare sulle benzine, che siano sintetiche, che siano biocarburanti, però permettimi di ancora investire in ricerca.
ma se tu mi dai un opt-out, io non posso più investire in ricerca in quella direzione, perché rischio di perdere gran soldi. E i ricarichi oggi, se vogliamo vedere alla fine dove vanno a finire nella filiera corta, parliamo del concessionario dove io tutti i giorni lavoro, beh, il concessionario oggi i soldi non li fa, i francesi ancora lo chiamano il ferro, no? Ma anche alcuni italiani lo chiamano ancora il ferro perché l'auto prima era con leghe diverse, e non lo fa sull'auto, lo fa sulle assicurazioni, sui prodotti finanziari, su quindi la vendita a rate, no? Della macchina, e quindi i portatori di interesse in questo caso, lo faceva prima notare Francesco, c'è sempre questo valore finanziario di controllo, di estrazione del valore, che arriva da lì, perché l'auto prodotta alla fine, se mi impedisci, se ho pochi pezzi da metterci dentro, stabilirò dei ricarichi industriali, ma non ho altri elementi per poter guadagnare durante la riparazione o il consumo dell'auto. Dovrò farti pagare degli abbonamenti di uso e consumo. E guardate bene che oggi tutte le tipologie commerciali di vendita vi stanno proponendo una rata, non vi vendono più l'auto, perché tu con 250 euro al mese, tu con 350 euro al mese, tu con 99 euro al mese, dietro in realtà ci sono dei finanziamenti a 9 anni, dove tu dopo 3 anni devi restituire la macchina e ti trovi ancora un debito da pagare per altri 6, se non gliela restituisci, che ti danno capitale per poter affrontare. E lì è tutto un giro, no? Quindi oggi è pericoloso questo mercato qua, perché se fino a 3 anni fa il costo del denaro era zero, ok, allora questo effetto era un bel gioco, no? Ti vendo l'auto rate, ma di fatto il denaro costa poco, quindi effettivamente dopo 3 anni riesco a gestirmi questo dato qua. Ma oggi una famiglia che si va a comprare un'auto a rate e becca un tasso di interesse tra il 13 e il 18%, perché di questo si parla, anche se poi il tasso nominale te lo fanno vedere più basso, e beh, fra 3 anni avrà appena appena pagato il monte interessi, avrà anche tutto il parte capitale da pagarsi. Di conseguenza, oggi i concessionari e le case, perché attenzione, dietro la vendita dell'auto c'è la finanza, nel senso la FCA Bank, la Volkswagen con la sua finanziaria, tutte le case auto hanno dietro una finanziaria, una banca adesso, e di conseguenza i margini li vanno a fare lì, sono margini finanziari, sul prodotto gliene frega poi poco. E quindi perché? Perché ormai sul prodotto, se poi mi obblighi ad avere il 75% di costi ben definito sull'auto elettrica, dove io ho entrato in batteria di fatto, ecco che il mio valore di riferimento sarà sul darti l'utilizzo del mezzo e poi gonfiarti di rate, gonfiarti di debito, no? Questa è la realtà che, guardate, ve lo dico con 2 anni di anticipo, se volete questa poi la andiamo a recuperare tra 2 anni, questa puntata. E andremo a vedere se quello che vi ho detto oggi, cioè il fatto che io oggi acquisto, credendo alla pubblicità che mi viene fatta, un'auto a 200 euro al mese, cosa mi succede tra 3 anni con quel debito che ho maturato per l'acquisto dell'auto. Io dovrò restituire quell'auto e poi dovrò andare a discutere con la finanziaria perché ho ancora tutto il debito capitale che ovviamente il concessionario mi dirà, non c'è problema, vieni qua, te lo risolviamo. E poi lì andremo un po' a ridere perché comunque ci sarà, con i tassi di interesse attuali, cambia un attimo lo scenario con l'inflazione. Spero di averti risposto, Paolo. Perché il posto di lavoro lo salvo se tengo in piedi i motori endotermici almeno in parte, perché così non vado a mettere un cuneo completo, che in Europa Sì. ovviamente è un cuneo produttivo importante. E a proposito di, come dire, ripartizione del valore, secondo te un aumento dei software defined vehicle, come li chiamano, è una cosa reale o no? Chi compra una Tesla oggi, diciamo, a parità di ferro che compra, poi a seconda del software che ci mette sopra, c'ha servizi di un tipo o meno. E questo appunto è un trend anche Stellantis dice che dovranno servizi di software. Secondo Sì. te è un fatto reale questo o è un hype? Non so se si stanno inventando di pianta dei servizi, ma no? Certamente quello Dei che fa un software. manager di una grande azienda è studiare attraverso, diciamo, l'erogazione di servizi a bordo dell'auto almeno una rata di abbonamento. Per darti dei servizi, no? Delle informazioni pagate. Ovviamente uno è venduto a 10 perché quello è la creazione di valore, okay? E oggi i manager del settore automotive sono chiamati,
diciamo, dai portatori di interesse a inventarsi formule per poter far soldi durante l'utilizzo della vettura. Quindi parliamo sempre di beni e servizi slegati un po' dal... cioè non è più il cambio gomme che rende come concetto, no? È un servizio di abbonamento che io ti posso dare per tutti i servizi a bordo. Pensate oggi cosa succede nell'ambito assicurativo legato all'auto, no? È molto particolare, poi se volete su questo ne faremo una puntata apposta, però i servizi che fanno parte della sfera di utilizzo dell'auto sono quelli che determinano poi il vero valore su cui la filiera potrà contare, perché è dietro con il controllo della casa. Non ultimo poi il fatto che molte case, come fa Tesla, sceglieranno anche in parte di vendersi direttamente i loro veicoli. Vai Giovanni. Ma mi viene in mente una storiella di parecchi anni fa, di un marziano che arrivava sulla Terra e si meravigliava che nei parcheggi fossero ferme tante macchine ad aspettare la gente. Cioè noi dobbiamo cambiare il modo di pensare, non c'è niente da fare. Cioè questa è la cosa. Qualche giorno fa ho fatto una chiacchierata con il benzinaio, ho fatto la benzina, e parlavamo, io ho una macchina nuova comprata 2 anni e mezzo fa, oggi costa 50.000 euro, non si potrei neanche più andare a tornare a comprare, pagate in contanti, perché comprare da rate è assurdo, no? Il discorso che facevi tu. E pensavo, dice, ma io non faccio neanche a tempo a tirare fuori 2.000 euro per poter affrontare il discorso. C'è un sacco di gente che i soldi non ce li ha. Quindi o cambiamo il modo di pensare i trasporti, cioè per esempio pensiamo a una mobilità comune, con elettrico, dei taxi per esempio che si muovono sul territorio, ma dove tutti possono salire facilmente o altre cose, e smettiamo di pensare tutti quanti ad andare in giro con le nostre automobili che costano sempre, sono fermi nel garage, cose, oppure andremo avanti con lo spreco, aumentando gli sprechi e distruggendo questo pianeta, perché per prelevare quelle famose terre rare si consuma, giustamente come avete detto voi, come hai detto tu, montagne di acqua, ma si sposta, le terre rare non sono rare, bisogna spostare quantità di terreno in pazzesco, cioè bisogna sventrare le miniere, spostare materiali, usare tanta acqua, dei pozzi, altre cose. È tutto un mondo che noi vediamo, ci fanno vedere con la piccola lente piccola, ma che è immenso per la portata, per il cambiamento che questo comporterà. Mi sembra che siamo tornati indietro, quando una volta avevamo il sistema idroelettrico che funzionava con i nostri fiumi, qui abbiamo vicino io, o vicino l'Adda, la prima grande centrale idroelettrica, con l'aiuto della Germania, la più potente centrale idroelettrica d'Europa, e l'hanno fatta proprio qui sull'Adda. Questo. Erano i tempi in cui l'acqua era una fonte di energia importante. Stiamo perdendo l'acqua e preoccupiamoci di cosa facciamo di quest'acqua. Cioè, ci sono delle domande da fare, rovesciare il modo con cui noi pensiamo di consumare. Se non cambiamo questo discorso, se non pensiamo di mettere in comune le cose, noi continueremo a sprecare un sacco di cose, consumare, sprecare, distruggere questo pianeta e concentrare la ricchezza in poche mani, perché questa è la sostanza. Aumenteranno le persone che non hanno più la possibilità, adesso poi con l'inflazione, con tutto, di acquistare le cose, non hanno i mezzi economici, e si ridurrà la schiera delle persone che si possono permettere di avere queste cose, queste automobili elettriche, perché andare a comprare oggi un'automobile elettrica o anche un'automobile che ha un'ibrida di un certo livello, ci vogliono 50.000 euro. E chi è che rende di tirare fuori 50.000 euro? Punto di domanda. Dobbiamo porci questa domanda. Grazie. Ma, sì, Giovanni, ti rispondo su questo. In realtà ci sono città in Francia dove piccoli cittadini, insomma, intorno ai 100.000 abitanti, dove viene assolutamente vietato l'ingresso alle auto motore di termico. Quindi in quelle città si sta comprando solo più auto elettriche e viene comprata a rate. Quindi in realtà io non spendo 50.000 euro per un'auto, pago un canone di 200 euro al mese, no?
e non pago più il parcheggio. Cioè c'è un mercato di sostituzione del valore, no? Per cui per spingerti ad acquistare l'auto elettrica e quindi ad avere un'impronta ecologica inferiore, cambio le regole di quell'area geografica e ti obbligo di conseguenza a tenere la tua macchina a motore idrotermico fuori dal, diciamo, dal perimetro cittadino. Questo non so in termini poi di, appunto, di scelta di collettiva, no, quanto sia giusto, però quello che si sta facendo oggi in alcune città, parte della Francia per farti un esempio, è appunto quello di legiferare in modo che tu sia un po' costretto a fare delle scelte. E la tua politica del colibrì, cioè quello che comunque anch'io il colibrì posso spegnere un incendio, perché se tutti facessero, portassero la loro goccia, no, di acqua dove c'è un incendio, probabilmente l'incendio poi si spegnerebbe, anche se siamo tante piccole entità. Va detto che questa responsabilità non dobbiamo sentircela ad averla, però io continuo a notare che questa narrazione che sulle nostre spalle esiste un debito, sulle nostre spalle esiste un dovere, sulle nostre spalle individuali esiste la colpa del clima, io lo scrissi in un articolo all'inizio dell'anno, quello di essere nel 2023 più intolleranti ma etici, no? E quindi io mi sto un po' ribellando a questo concetto di tenermi io tutto questo sulle spalle. Cioè è bene che tutti, l'hai detto tu bene prima, si faccia il proprio dovere, ma in termini anche di finanziari. Io ieri sono intervenuto qui al Festival del giornalismo, internazionale del giornalismo di Perugia, dicendo, ma scusate, e c'era il presidente di non è Emergency, era l'altra, che soccorrono appunto in nave i migranti, e dicevo, ma scusate, il problema è il tappo da mettere alla finanza, perché se oggi vale tutto in termini finanziari, non si ragionerà più con al centro la persona, ma si ragionerà sempre con al centro l'interesse di qualcuno in termini di valore, in termini di denaro. E questo secondo me è il problema principale, che ha conseguenza poi su tutto, si riverbera su qualsiasi cosa. E io so che ormai noi sì, dobbiamo cambiare le nostre abitudini, questo mi va benissimo, ma noi lo stiamo già facendo. Se osserviamo, se parliamo tra di noi, vediamo che siamo molto più attenti e responsabili rispetto al passato. E quindi io credo che la nostra quota parte la stiamo facendo, ma dobbiamo insieme portare a, come missione proprio, a controllare, a verificare cosa stanno facendo quelli più grandi, come stanno muovendo le... Io volutamente non ho parlato di idrogeno, perché mi aspettavo una domanda, no? Ma manca in questa lezione, manca un attore, no? Che è l'idrogeno, no? Beh, l'Europa si sta guardando sull'idrogeno, perché dice, se la Cina va verso il dominio assoluto delle terre di quant'altro, delle batterie, magari noi continuiamo a buttare soldi, a investire soldi per capire se l'idrogeno può essere una risorsa futura. Allora, questo va bene, ad esempio, come sguardo. Ribadisco però, il punto è, se dobbiamo sempre pensare ad estrarre valore da ognuno di noi, con politiche commerciali o di leggi che mi obbligano a consumare in una certa direzione, devo fare in modo di tornare, potessi tornare indietro al tempo di Clinton, di non firmare più quella carta che ha permesso alla finanza di liberare unghie e fruste e di essere ancora sotto questa pressione, no? E che sono lobby molto più forti degli stati, va detto. Quindi non è detto che tutte queste cose che noi dobbiamo accettare siano determinate dagli stati, sono determinati da portatori di interessi che forse hanno ancora un valore economico più forte, più potente. Sì, è duro pensare che bisogna tenere le macchine nei garage quando nel giro di poco tempo una macchina con l'IVA, con tutto il resto, che costa 50.000 euro, dopo 3 anni vale 25.000, no? Capiamo bene anche questi discorsi, anche sul piano finanziario. Tenere una macchina ferma, no? O in un parcheggio, in altre cose, che non, con un giro, comprare macchine, qua, vuol dire certamente fare l'interesse delle case automobilistiche, non metto a dubbio, no? Ma vuol dire però creare un grande spreco nella società, e questa è una riflessione che bisogna farla. Cioè bisogna cambiare il paradigma con cui noi
facciamo comunità. Questo mi sembra, se non facciamo questo saremo finiti, secondo me. Grazie. Sì, e qua c'è il tema delle reti energetiche, che è un'altra cosa, però le reti energetiche potrebbero essere una soluzione locale. Alter, una domanda al volo. Ci dai un quadro di che, a che punto siamo con l'idrogeno? Allora, l'idrogeno, come avrete sicuramente sentito, ha tutta una serie di problematiche legate al trasporto, no? Quindi c'è un problema di gestione proprio delle reti di idrogeno, ma ci si crede comunque perché si sta guardando all'idrogeno verde. L'idrogeno verde è il famoso ciclo produttivo assolutamente che non crea il problema dell'impatto climatico a cui facciamo riferimento prima, che se nella catena produttiva io parto comunque sempre da una risorsa fossile, non posso dire di avere un impatto zero. L'idrogeno va assolutamente, secondo me, guardato con attenzione, però pensando all'idrogeno verde. A mio avviso siamo all'alba di un paradigma nuovo, no? Dove però c'è una forte resistenza della potenza, diciamo, legata alle industrie, legate ancora all'industria fossile, e quindi che vogliono probabilmente prendersi quella fetta di mercato, no? E quindi devono avere il tempo di poterlo dimostrare. E se voi guardate i produttori di carburanti oggi, sono quelli che in pubblicità parlano più di green. Fateci caso nella comunicazione, ok? E se uno ha un attimo le antenne dritte, si sta accorgendo che è come se io dicessi: io avevo il potere sull'industria fossile, non lo mollo a qualcun altro per passare all'energia verde. Mi prendo io in carico, no, di occuparmi dell'energia verde con i miei tempi, le mie condizioni, perché io devo salvaguardare i miei introiti, no, i miei guadagni. Di conseguenza, oggi chi parla più di energia, per dirvi un dato, chi rilascia i certificati verdi, i certificati di compensazione dell'energia e dell'anidride carbonica oggi al mondo, il 75% dei certificati che vengono emessi per contrastare la deforestazione sono erogati da una società privata in cui l'amministratore delegato è stato messo dalla Shell. Quindi è sempre l'industria, no, che vende la benzina, che si sta occupando della certificazione e di dettare quali sono le metriche, i parametri. Qui mi ricollego a Francesco Varellini prima. È su questo che noi dobbiamo guardare con grande attenzione. C'è comunque un rapporto di forza che in questo momento si sta giocando. L'idrogeno sta anche diventando una partita interessante per il mondo della finanza, mi ha detto anche questo. Però se questo serve almeno a portare a un cambio completo di paradigma, sia, come diceva Giovanni, nel micro, cioè nelle abitudini individuali, sia nel macro, cioè a creare delle reti più ecologiche, un impatto ecologicamente più favorevole. Tanto guardate, il clima è quello che ci va a distruggere completamente tra 150 anni. Adesso non riguarda noi, ma riguarderà i figli dei nostri figli, e di conseguenza su questo c'è poco da scherzare. E anche il potere, chi oggi ha il leve, diciamo, che può determinare qualcosa, lo sa molto bene. Quindi va anche detto che è semplicemente una conservazione del potere in termini assoluti che oggi determina questo momento di cambio generazionale, anche in termini proprio di approcci industriali e di risorse. Questo è il mio parere. Il problema una domanda su lineari, scusa, no, volevo solo dire che ci sono queste metriche lineari che pongono le condizioni, cioè il clima viene usato per dire che un'industria deve finire, cioè siamo così sicuri che queste metriche lineari e questi trend siano così catastrofici? Poi si può anche lasciare la domanda aperta, perché c'è... No, volevo fare una domanda sull'ibrido, se è qualcosa che è destinato a sparire o se ha... Che ruolo vedi? Perché appunto molte case, vedo la Toyota, hanno impostato tutto sull'ibrido
Sì, ma è materia, è proprio così, cioè l'ibrido è di fatto è quello su cui spera la Germania e sperano l'industria dell'auto legata al motore endotermico, perché se io ti metto una qualità di benzina, no? Di benzina sintetica, o chiamiamolo biocarburante 4.0, 5.0, quello che sarà, se io riesco a dimostrarti che nella catena di produzione delle benzine io non impatto a livello climatico, allora io posso utilizzare un motore doppio, no? E quindi a salvare il famoso motore endotermico. È lì che è la chiave, no? Cioè non mi fare comprare soltanto auto elettriche, ma fammi comprare auto ibride, diesel o elettrico o benzina elettrico, e permettimi ancora di utilizzare dei carburanti. C'è molta attenzione su questo, perché quanto dicevo prima si collega esattamente a queste scelte legate, no? Poi a che motore spingerà le auto, perché di dietro ci sono gli interessi dell'industria petrolifera, ovviamente, no? Che vogliono giocare una loro parte importante. Difficilmente un'industria petrolifera dirà ok, cioè diamo per scontato che le grandi navi, gli aerei, le grandi quantità, probabilmente io spero vadano poi ad idrogeno, ok? Quindi l'idrogeno è molto applicato e facilmente applicabile sull'industria di trasporto pesante, ok? Per l'industria di trasporto leggero, probabilmente l'ibrido può essere una soluzione che è spinta dagli interessi delle industrie petrolifere, che possono, come diceva Francesco, dire mettiamo di produrre in un altro modo, ma facciamo qualcos'altro da un'altra parte, perché altrimenti noi dove li facciamo i soldi? Il discorso dell'idrogeno. Noi pensiamo all'idrogeno che... L'idrogeno è la materia più diffusa nell'universo. Lo sappiamo tutti questo, no? Sappiamo tutti che c'è una fusione nucleare che avviene, che consente appunto... Quindi questa materia però sulla Terra è legata solo all'acqua. Cioè noi abbiamo l'idrogeno perché c'è l'acqua. L'idrogeno è nell'acqua. L'acqua nella Terra rappresenta un 1/4 millesimo di tutta la massa terrestre. Quindi non è una grande quantità, un 1/4 millesimo. Quindi anche lì è una risorsa scarsa. Consideriamo che l'acqua serve alla nostra vita. Quindi anche lì si ragiona sull'idrogeno, l'acqua. Ma probabilmente non si guarda il macro, non si rende conto di quello cos'è l'universo, cos'è la fisica quantistica, non si rende conto della scienza nel suo complesso. E quindi vengono fatte le scelte in base a che cosa? Punto di domanda. Cioè bisogna guardare le cose nel loro insieme per poter capire le scelte che bisogna fare per il futuro, perché altrimenti uno dice buttiamo sull'idrogeno. Sì, quando riusciremo a fare la fusione nucleare probabilmente avremo dell'energia. La fusione nucleare sappiamo benissimo che è una cosa difficilissima, quindi abbiamo questo, sappiamo perfettamente, no? Il sole si muove con la fusione nucleare, sappiamo tutti cosa fa l'onda, la particella attraversa, supera la forza magnetica degli atomi, l'onda della particella si ferma, perché come sugli scogli del mare, dell'acqua, si ferma, la particella fa il tunnel e praticamente l'atomo, cioè la particella riesce a passare al di là e crea questa fusione nucleare. Questo avviene a livello del Sole, da cui noi praticamente dipendiamo. Ma quando siamo qui sulla Terra, noi di che cosa parliamo? Parliamo di un mondo, di un piccolo pianeta, dove le risorse sono veramente scarse. E questo, che dobbiamo riflettere su questa cosa. Avete detto la notizia che comunque nel Green Deal europeo è stato mantenuto ancora il gas e l'energia nucleare, che, se vogliamo, no? Quindi in realtà si stanno tenendo dei canali aperti per mantenere ancora una quota che comunque ha un impatto climatico, ce l'ha, ma la sostanza secondo me è capire, Francesco lo dice, ma dovremmo capire come vengono determinate metriche, perché poi il mondo dei media poi crea la narrazione, no? Quindi se tutti i media cominciano a dire che
stiamo esaurendo tutte le risorse entro il 2060, ci spaventiamo tutti e accettiamo qualsiasi cosa. Quindi la responsabilità, secondo me, collettiva è quella di indagare sempre, di tenere gli occhi aperti, di guardare quando ci viene prodotto, offerto un prodotto, un servizio, come sta cambiando la natura di quel prodotto e quel servizio. Già io posso determinare un impatto diverso se faccio una scelta più consapevole. Anche quella, come dicevi tu Giovanni, di comprarmi una macchina, oppure di comprarmi una sola macchina e non tre. Oppure di prendere una macchina dove magari l'offerta che viene fatta non è quella di pagare l'abbonamento, no, mensile per un leasing, magari invece faccio un pay per use, no? E quindi quando mi serve da utilizzo pago un po' di più, è una questione di mentalità, come dicevi tu in certi aspetti. Beh, io direi che abbiamo fatto le 20, mi sembra un buon orario per andare tutti a cena. Cosa dite? Grazie Walter. Grazie, grazie del tuo contributo. Grazie. Grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie tantissimo. Grazie. Ciao Vanellini, ciao Francesco.